Poster di viaggio, collettiva fotografica basata sui racconti e sulle storie di giovani fotografi in giro per il mondo. I ritratti e i paesaggi sono frutto delle esperienze vissute in prima persona e trasposte in fotografia, attraverso il proprio stile e le tecniche. La collettiva è a cura delle cose, associazione culturale, e propone 24 scatti sotto forma di poster in mostra presso l'ex lavatoio di Isernia. Abbiamo integrato nel settembre isernino una proposta, una collettiva di fotografia. Abbiamo ospitato quattro ragazzi, tre della provincia di Isernia e un ospite marchigiano, con una proposta che racconta questi viaggi attraverso gli scatti in stili e tecniche diverse. I lavori non sono stati adattati sulla classica carta fotografica per una scelta stilistica dei protagonisti, sono stati trattati da uno studio grafico, ma ascoltiamo qualcuno dei protagonisti, come per esempio Angela Piscitelli, una ragazza di Isernia appassionata di fotografia che vive e lavora a Shanghai in Cina ed è innamorata dell'Asia, tanto da averla raccontata con le sue fotografie, veri e propri ritratti. Che cosa vuoi raccontare con le tue fotografie? La vita. E dalla nascita, sono partita con la prima foto, la donna indiana con il bimbo, e per finire, insomma, per arrivare alla vecchiaia. Quella della bambina dove l'hai fatta? La prima in India, poi dopo a seguire con il Vietnam, Cambogia, Myanmar e Cina. Lorenzo Albanese, di Rocchetta a Volturno, invece tende a vedere il mondo dall'alto. Le sue fotografie raccontano le città, come per esempio una grande città americana sull'imbrunire. Questa l'ho scattata dalla Willis Tower, che sarebbe il grattacielo più alto di Chicago. E ho aspettato dal pomeriggio almeno 3 ore per arrivare ad avere la luce che per me era perfetta. E niente, mi sono posizionato lì davanti al vetro per quasi un'ora, perché era pieno di turisti che comunque volevano vedere, io mi ero preso il posto migliore. E niente, ho scattato la foto a mano libera, senza cavalletto comunque. Infine Edoardo De Vincenzi, che mostra una realtà interpretata attraverso straordinarie inquadrature, piene di colori artefatti. Più che fotografie, veri e propri quadri e spaccati della realtà che ci circonda. Quando viaggia, Edoardo prova a riportare a casa qualcosa di diverso dal semplice punta e scatta. Impiega anche ore a fare una foto. Cerca un angolo. Quando c'è la luce giusta, inquadra e aspetta che succeda qualcosa di interessante.